Tommaso Stanzani, retroscena su Maria De Filippi. Ecco cosa faceva ad Amici. Tommaso Stanzani ricorda l'esperienza nel talent di Canale 5. Ha rilasciato un'intervista su Diva e Donna, il ballerino che da quando ha partecipato ad Amici non si è più fermato. La sua carriera è ormai decisamente in ascesa e la sua strada sembra essere quella del ballerino di spettacolo televisivo. Negli ultimi due anni si è fatto conoscere meglio grazie a Viva Rai 2, mentre un posto lo ha atteso anche a Battiti Live. Tornando però al talent di Canale 5 e parlando in particolare di Maria De Filippi, il ballerino ricorda: Maria è stata come una mamma. Non è scontato in un programma avere una persona che ti chiede come stai. Lei lo faceva sempre. Riguardo proprio al talent ha poi detto di doverlo ringraziare. E conclude: devo ringraziare Amici, Maria De Filippi e anche Alessandra Celentano. Ero in trasmissione da poco tempo quando mi ha offerto il banco all'interno della scuola. Non solo Maria De Filippi, chi c'è nel cuore del ballerino? Se la conduttrice di Amici per il ballerino è come una mamma, casa della sua prima esperienza di danza in televisione e trampolino di lancio, Tommaso Stanzani ha anche un papà televisivo, Fiorello. Su di lui dice: accanto a lui ho imparato ogni giorno qualcosa. Fiore ci tiene a darti consigli. Ti dà fiducia. Quando ha saputo che mi piaceva cantare mi ha dato spazio per poterlo fare, non è da tutti. Nel programma della mattina di Rai 2 il ballerino ha iniziato come membro del corpo di ballo, ma piano piano si è conquistato un posto in prima fila e di primo piano nello show. Tra gag, esibizioni mozzafiato, passo a due con gli ospiti e microfono in mano, Tommaso a Viva Rai 2 non si è fatto mancare proprio niente. L'ex allievo di Amici non si ferma e parla di un nuovo progetto. Cantante, ballerino e chi più ne ha più ne metta. Se già tutto questo non bastasse, ecco che Tommaso Stanzani aggiunge un tassello al suo curriculum artistico. Ha infatti scritto un libro dal titolo Un ritmo unico. Parla di quattro ragazzi e lui si identifica in Alberto. Sul perché dice: mi sento più vicino a lui che nel libro inizia a studiare tardi, ha paura della danza classica, si sente da meno rispetto agli altri. Anche lui, che ha parlato anche d'amore, racconta infatti di aver avuto qualche problema all'inizio con la danza classica,